due. Si è infiltrata pochissima roba, purtroppo è collassata l'urna. Sì. Però coperchio, coperchio è a posto, balsamario c'è, sì, sì. Le ossa, cioè, l'urna si è sfasciata per l'umido. Il femore. Sì. Siamo in una fase dello scavo abbastanza inoltrata, in cui potete vedere appunto la densità delle sepolture che susseguendosi vanno a incidere l'una sull'altra, in vari momenti, molto ravvicinati tra loro, visto che appunto la cronologia è ristretta comunque ad un unico secolo, sostanzialmente dal secondo decennio del primo al secondo decennio del secondo. Ad oggi si può stimare in questo periodo la cronologia. In questo caso fortuna ha voluto che questa area è sempre storicamente stata un'area aperta. Già dalla cartografia storica, ancora dai mappali di Giovanni Valle della fine del Settecento, si vede che qui dietro l'area era destinata a ortivi, ortivi addirittura anche con canalizzazioni ormai assomizzate, non più presenti. Poi, avvicinandoci a noi, erano diventate le aree di pertinenza posteriori all'edificio storico che ancora esiste, e destinato all'orfanotrofio di Padova. Sicuramente la cosa più interessante dal mio punto di vista è essere riusciti a mettere in luce una superficie di necropoli così ampia all'interno del tessuto urbano attuale di una città come Padova. Non è comune trovare una tale superficie intatta e che rende la morfologia antica della necropoli. Questo primo foglio di lavoro, chiamiamolo così, è ricavato da un collage fotografico effettuato con un'asta telescopica, quindi che ci ha permesso di creare un'ortofotocarta perfettamente zenitale e con l'orientazione a settentrione come data dalla freccia, e si può apprezzare in prima battuta la concentrazione di sepolture che abbiamo finora individuato e in parte indagato. Ogni numero è una sepoltura? Ogni numero è una sepoltura, o quantomeno una prima interpretazione di sepoltura, perché molti potrebbero anche essere, che so, delle deposizioni secondarie fatte in virtù di una sepoltura già esistente, tipo doni, libagioni legate alla celebrazione dei defunti. Avere il dato più significativo, secondo me, è appunto, al di là dei materiali, delle singole sepolture, è avere una ricostruzione del paesaggio del primo secolo dopo Cristo, su cui appunto ci sono questi piccoli dossi antistanti una zona caratterizzata da acquitrini paludosa, su cui appunto hanno impostato la necropoli. Sopra appoggiato c'è una sorta di coppa, di piatto schiacciato. Adesso, quando sarà più scavato sarà anche più leggibile. Un corredo sparso, possiamo definirlo. Sì, così. Diciamo che la sepoltura forse è stata in parte sconvolta, abbiamo più sepolture. E anche, vedi, cioè questa qui è una. Capire se questi qua sono da attribuire a questa qua sotto o a quella che c'era sopra è un po' difficile, sono talmente fitte che quello che tu vedi è di per sé già una situazione che è stata alterata dalla presenza di altre sepolture. Allora, vediamo, qua indico, questi sono elementi metallici. Esatto, anche questo. E anche questo. Un balsamario in vetro. Abbiamo un balsamario in vetro quasi integro. Sì, il suo beccuccio è rotto qua. Poi qui c'è una moneta. Una moneta. E poi vedo in fondo una cosa interessante. Esatto, una pedina in osso. In osso che ha subito una leggera trasformazione dalla combustione, evidentemente faceva parte degli elementi che stavano assieme al defunto durante la cremazione, e essendo in osso questa superficie si è fortemente alterata diventando bianca. La lavorazione a bulino è molto bella, si vede molto bene. Senti, mentre la moneta che abbiamo lì di fianco è un classico. È poco leggibile, sì, l'obolo di Caronte, si intravede il profilo e la testa dell'imperatore, e dall'altra è ancora molto incrostata, ma non si legge niente. Però all'atto del restauro sicuramente anche questa moneta sarà sicuramente leggibile. La tomba sopra è
aveva delle monete molto ben conservate, in particolare, in cui era ancora molto molto ben leggibile. Finora abbiamo trovato solo urne, però qui invece c'è un'inumazione. Esatto, è la prima al momento, è la tomba numero 62. Abbiamo una deposizione di un inumato e una primaria rimaneggiata, però in antico. Ecco, ricordiamo tecnicamente cosa vuol dire una primaria rimaneggiata. È un individuo deposto, singolo, in maniera primaria, però è stata praticamente violata o parzialmente violata in antico, e in questo momento è possibile dire che probabilmente per poter introdurre quest'altra deposizione accanto, che è la nostra tomba numero 1, sia stato parzialmente intaccato questo individuo e asportato una parte dello scheletro. Non c'è infatti il cranio, parte del torace, del suo braccio destro, e le mani e i piedi non sono stati rinvenuti. Poi è anche vero che non avrà sicuramente aiutato l'acidità del terreno, però è possibile notare che ci sono le diafisi degli arti principali, quindi degli arti superiori, in questo caso dell'omero, dell'avambracci destro e sinistro, i femori e le tibie. E questa è una fibula. Mentre un'altra cosa interessante è che probabilmente siete in grado invece di capire che era stato deposto in una cassa lignea, da quali elementi? Allora, innanzitutto dal tipo di decomposizione. Si è decomposto molto probabilmente in uno spazio vuoto, cioè vi era un vuoto tra l'inumato, in questo caso lo scheletro, e quello che vi era sopra. Questo ha fatto sì che le ossa durante la decomposizione sono mosse. Si allargassero praticamente. Esatto, cioè sì, si parla di, in questo caso abbiamo una, tra le articolazioni abbiamo il tipo lasso o sconnesso, cioè le articolazioni non sono in connessione stretta tra di loro. Poi quello che ci ha aiutato anche a capire questo è la presenza di questi chiodi limito esterno. Li facciamo vedere, indichiamo uno, sono, eccoli qua. Sono chiodi in ferro ossidati, questi, quest'altro. Di grandi dimensioni. Esatto, medie e grandi dimensioni come quest'altro. Sono però all'esterno dell'individuo scheletrizzato, probabilmente perché afferenti alla cassa lignea, una barella o molto più probabilmente una cassa lignea. L'unica cosa che appare è anche la non ricchezza della deposizione. No, in questo caso non vi era nessun tipo di corredo e nessun altro tipo di oggetto che era appartenuto all'abbigliamento o al vestiario della persona. Sono larghissimamente prevalenti, come tipico di quest'epoca, cioè dall'età augustea al secondo secolo, le tombe a cremazione. Mentre quelle inumazioni sono appunto sporadiche e evidentemente legate a degli status sociali particolari oppure a condizioni in cui si trovava il deceduto al momento del seppellimento. Abbiamo anche un'anteprima recentissima, cioè la scoperta di una tomba inumazione che noi solitamente definiamo anomala, con decubito prono, quindi con il morto a faccia in giù all'interno di questa fossa, forse anche con le mani legate dietro la schiena, quindi una sepoltura assolutamente così particolare, sui generis, che comunque va a inserirsi, si trovava in questa zona, quindi va a inserirsi comunque nel raggruppamento di tombe davanti a me. Certamente ci saranno degli approfondimenti e delle analisi antropologiche che vadano a definire il sesso, l'età alla morte, eventuali patologie, eventuali caratteristiche particolari che appunto disegnano, scrivono un po' la carta d'identità di questo defunto,
che così com'è possiamo ipotizzare fosse un detenuto o una persona comunque estranea appunto alla compagine sociale, però allo stesso tempo, come dicevo prima, seppellito insieme. Allora qui cosa abbiamo? Chi può dirlo? Un frammento di basamento di colonna con un'incisione. Quindi è una colonna di riutilizzo? Sì, che è stata utilizzata come segnacolo per queste tombe. Magari la mostriamo anche sotto. Iscrizione. Questo scavo ha restituito diversi segnacoli lapidei che contrassegnavano appunto una specifica tomba. La cosa particolare che abbiamo riscontrato è che in alcuni casi questi segnacoli erano dei ritagli, diciamo così, di iscrizioni precedenti, quindi non sappiamo se necessariamente funerarie o no, però erano connotati appunto da queste lettere tipiche scritte in latino, il fatto che fossero dei ritagli era evidenziato anche dalla posizione del segnacolo a faccia in giù. È stata poi rinvenuta una stele integra, quindi con la parte, diciamo, che era destinata a essere interrata e la parte fuori terra, con lo specchio dell'iscrizione. C'era un'iscrizione completa di carattere funerario che menzionava il dedicante, che era un decumius, che dedicava appunto il sepolcro alla madre e ai suoi parenti. Quindi questa stele completa, completamente nuova, inedita, dovrà essere necessariamente studiata da un epigrafista, sia per gli aspetti della traduzione, sia per gli aspetti soprattutto di carattere sociale, perché appunto questi nomi potrebbero essere effettivamente di provenienza romano-italica, centro-italica. Abbiamo trovato un ustrinum in perfetto stato di conservazione, anche se probabilmente decapato superficialmente da interventi post necropoli. A Padova in realtà non sono così comuni, finora ne sono stati identificati 4-5 e hanno tutti le stesse caratteristiche, compreso quello di via Campagnola, cioè una fossa quadrangolare, rettangolare, che si presenta combusta, rubefatta, quindi esposta ad una fonte di calore molto intensa, sia sulle pareti che sul fondo. Gli ustrina avevano una funzione, diciamo così, collettiva, cioè non erano realizzati per una sola persona, ma venivano usati più volte per più persone, forse appartenenti anche a una stessa elite o a una stessa compagine sociale. Dobbiamo immaginare che all'interno dell'ustrino, che è appunto questa fossa rettangolare che vediamo qui alla mia sinistra, veniva posta la pira, quindi la catasta di legname necessaria per la cremazione del defunto. Dopodiché, naturalmente, una volta cremato il defunto alla giusta temperatura, si procedeva all'ossilegio, quindi alla scelta delle ossa meglio conservate, tutte quelle che potevano essere raccolte, poste all'interno di un ossuario che veniva poi appunto sepolto all'interno della tomba di riferimento, naturalmente. Allora, quello che abbiamo appena raccolto è un balsamario fuso, diciamo,
nel senso che questo elemento di corredo faceva parte del corredo deposto sul cadavere prima della cremazione. Una volta cremato il cadavere è stato rideposto insieme alle ossa, alla terra di rogo e le ossa combuste. La termotrasformazione dovuta all'alta temperatura causata dalla cremazione del cadavere ha alterato completamente la forma e la composizione del vetro, che in pratica si è rifuso, e vedete che infatti il balsamario ha assunto questa forma che era dovuta a ciò che lo circondava. È come quando noi ricicliamo i vetri che li rifondiamo sostanzialmente. Ecco, nella sepoltura, oltre che a questi balsamari fusi, ne abbiamo alcuni anche integri, che questi vuol dire che sono stati deposti successivamente alla cremazione. Mentre ancora si scavano le tombe, dagli scavi di via Campagnola emergono anche delle piccole strutture o qualcosa di diverso, quindi non c'è solo una tomba ma un ulteriore elemento di interesse. Sì, qua possiamo vedere che in mezzo a tutte le tombe a incinerazione che abbiamo trovato fino adesso è emersa una struttura un po' più complessa, e vediamo la posizione anche particolare perché ci troviamo sulla sponda di un canale. Noi il canale l'abbiamo in parte riscavato, si può vedere qui la sponda con i materiali che componevano questa struttura che sono scesi verso il canale collassando. Quindi quelli che praticamente vediamo lì sono spanciati. Sono parte della struttura che è con il tempo collassata all'interno del canale, che doveva avere questa forma e un andamento in questa direzione. Ecco, quindi come lo riconosciamo il canale? Il canale lo riconosciamo bene guardandolo soprattutto da questa parte, perché si vede con lo strato scuro la sponda che scende e poi il riempimento invece più rossastro e più grigio. Quell'acqua è falda? L'acqua è risalita di falda, esattamente. Quindi sulla sponda del canale sembra esserci stato contemporaneamente questo elemento quasi quadrangolare, rettangolare, formato da questi lati che vediamo composti da una serie di anfore inserite nel terreno. Noi le anfore le abbiamo iniziate a svuotare e ci siamo resi conto che non sono delle sepolture, perché all'interno non c'erano oggetti, non c'erano ossa calcinate combuste, ma c'era dell'altro, c'erano laterizi, c'erano scorie, quindi probabilmente in realtà non sono delle tombe queste, ma sono dei recipienti per offerte, per esempio. E quindi questo intanto lo stiamo interpretando. Ecco, come... quindi volendo andare un attimo sotto al gazebo, per dire, in questo momento noi entriamo all'interno proprio struttura. Siamo all'interno del recinto, vediamo appunto i quattro lati, 1, 2, 3, e il quarto appunto dal lato del canale, con tutte queste anfore infilate principalmente di collo. E al centro della struttura circa è rimasto questo cippo in forma cilindrica. Altri cippi li vediamo. Cippi che potevano, non so, potevano tenere un'erma, esatto, per un piccolo altare. Qua vediamo una lastra che sta scivolando verso il canale. Un altro cippo lo vediamo nell'angolo là in fondo. È interessante notare anche il fatto che ci sono alcuni elementi reimpiegati. Qua vediamo due pezzi di una macina semicircolari, probabilmente erano lo stesso pezzo che si è spezzato. Quindi già in antichità sono stato elementi utilizzato di... come base per la posa di quest'anfora che vediamo qui posta a collo verso il basso. Un altro elemento di macina reimpiegato è questo qui che vediamo qua, con il foro da questo lato e la parte concava dall'altro.